Siamo all'ippodromo di Varese dove corrono i cavalli e invece oggi ho qui a che Un fare toro. con due piloti o ex piloti. Presentatevi. Sono Andrea Di Luca di Varese, Michele Cobuzzi, anch'io di Varese, di Besano in realtà, non proprio di Senti, Varese. da quando è nata la passione per correre? E È voi? colpa di mio padre la passione. L'ho messo in moto quando avevo 6 mesi, quindi è arrivata per forza la passione. Fino a dove hai corso e fino a che età? Allora, corso assoluto d'Italia, italiano enduro, italiano trial, qualche tappa di mondiale trial e di mondiale enduro, europeo trial, qualcosa abbiamo fatto. Dai. Senti, qual è la soddisfazione più bella che hai avuto? Ma in realtà non c'è una soddisfazione, non sono mai riuscito a vincere qualcosa di vero, grosso. La soddisfazione in realtà è questo, avere amici, conoscere nuova gente. Passare del bel tempo in moto, che è molto importante adesso. Che per fortuna i ragazzini di adesso stanno riprendendo, dai. Senti, qual è il personaggio che hai corso insieme che ha fatto più carriera di te? Immagino che ci Lui. sia. Ah, ecco perché dovete andare al bar, quindi dovete pagare lui. Senti, invece, visto che sei stato più bravo di lui, raccontaci un po' il tuo curriculum motociclistico. No. No, dai, alla fine io ho iniziato nel 2008, avevo 17 anni. E anche lì perché mio papà andava in moto, a me è sempre piaciuta, alla fine poi me l'ha comprata. E ho iniziato con un regionale, dopo un italiano, Assoluti d'Italia. Mi hanno supportato qualche team buono e alla fine qualche risultato è venuto, ci siamo divertiti e adesso lo faccio per passione. Ho aperto una mia azienda che facciamo sospensioni. Vuoi anche dire che cos'è? Qual è? Puoi fare il patrocinio di pubblicità. ASD Racing di Varese, noi facciamo sospensioni e niente, siamo in giro un po' per il mondiale enduro, enduro GP, mondiale estremo e niente, quindi siamo sempre via, però siamo anche disponibili per i clienti appena torniamo le settimane che siamo qua a Varese, siamo contenti per questo. Senti, c'è uno sport costoso il tuo oppure possono farlo chiunque? E qual è il... Se c'è un allenatore, qualcuno che insomma, vi ha un po' svezzato fuori per farvi imparare un po' i trucchi del mestiere. Ah, diciamo che se vuoi farlo bene è costoso, perché alla fine per avere la moto a posto un po' di soldi, soprattutto adesso si sono aumentati i costi delle gomme, è aumentato il costo di tutto, è uno sport costoso, se vuoi farlo bene. Per quanto invece riguarda svezzamento, diciamo che io ho iniziato da solo e sicuramente se uno iniziasse con un istruttore sarebbe meglio perché sicuramente rischierebbe meno e farebbe dei passi avanti in modo molto più veloce e redditizio. Potesse prendere adesso una moto per poter girare qui all'Ippo, quale che prendereste? Visto che ne avrete viste parecchie, qual è la moto che ti ispirerebbe a dire va, prendo quella e mi faccio un bel giretto qua? Ma io sono innamorato della mia, quindi Vabbè, dici almeno che qual è, scusa, io ho un visto che non mai... KTM 2,5 due tempi del 23, no, mi piace tanto, quindi andrei ancora con quella, ti direi. Ma io vabbè, ho la mia che è una moto da cross, qua sicuramente per il circuito preferirei una moto da enduro, ma ci siamo divertiti oggi anche con la mia e nessun problema. Grazie e buona giornata a tutti, buon divertimento. Ciao, grazie a tutti.